Piacere di darvi benvenuto a questo incontro di presentazione del dossier Ciclo Milano e mi scuso anche per il ritardo con cui cominciamo, ma credo che sia chiaro un po' il motivo. Desidero innanzitutto ringraziare l'assessore De Cesaris, che è titolare di questo spazio, per avercelo concesso proprio per questo incontro. Il dossier Ciclo Milano, vorrei dire due parole solo per chi non dovesse conoscerci. Ciclobi chi è, cosa fa? Ciclobi è l'associazione aderente alla FIAB, alla Federazione Italiana Bici e Bicicletta, che si occupa di promozione dell'uso della bici, sia come mezzo di trasporto quotidiano alternativo all'auto, alternativo all'uso, diciamo anche spesso all'abuso dell'auto privata, sia per il tempo libero, dunque per la pratica del cicloescursionismo, cioè di una, diciamo, forma di turismo particolarmente sostenibile. Dunque la bici come stile di vita, questo è Ciclobi dal 1987 nella città di Milano. Ciclobi, diciamo, fa parte di una costellazione di associazioni che è rappresentata dalla FIAB, che raccoglie in Italia circa 130 associazioni su tutto il territorio. Il dossier Ciclo Milano è stata un'esperienza per noi, che siamo associazioni di volontari, molto faticosa, come lo sono tutte le esperienze di questo tipo, perché appunto, essendo volontari, io stesso sono qui in prestito perché sono scappato dall'ufficio e devo poi tornare in ufficio. Molto faticosa, ma estremamente importante. È stata condotta insieme ad ACTL, in partenariato con ACTL, è stata finanziata dalla Fondazione Carico, e senza questo finanziamento questa esperienza probabilmente non sarebbe stata possibile, e ha visto una partecipazione ampia, nel senso che ha coinvolto comitati di zona, comitati civici, consigli di zona, e dunque un'esperienza importante dal punto di vista del metodo e dal punto di vista dei contenuti. Dal punto di vista del metodo, perché lo dicevamo un attimo fa, ha fatto leva sulla partecipazione diffusa. Partecipazione e coinvolgimento della città sono, secondo noi, su questi temi soprattutto, ma forse non solo su questi, assolutamente fondamentali, anche per creare una leva di consenso che deve essere, che seppure già esiste, deve essere rafforzata, ma soprattutto per evitare, come dire, di calare dall'alto interventi che altrimenti rischiano di essere inefficaci o poco efficaci. In qualche caso possono essere anche, ne abbiamo avuto esperienza in questi 25 anni di amministrazione della città, anche del tutto inutili e in qualche caso controproducenti. Dunque la partecipazione è su questo fondamentale. Dal punto di vista dei contenuti, questo dossier ci sembra particolarmente importante perché non si ferma soltanto sul tema delle piste ciclabili, cioè delle infrastrutture dedicate alla ciclabilità, specificamente dedicate alla ciclabilità, ma tratta degli interventi che vanno oltre questo tema. Gli ingredienti della ricetta, diciamo, sono diversi, non ci si può concentrare solo sulle piste ciclabili, non bisogna, non solo perché costano e hanno altri tempi di realizzazione, in qualche caso non sono neppure possibili, ma soprattutto non rappresentano il nodo centrale del problema, non risolvono tutti i problemi. Tutte le migliori esperienze dove la bici, diciamo, funziona, dove la bici è di casa, dimostrano che una buona ciclabilità nasce da un mix di ingredienti che riguardano l'intermodalità col mezzo pubblico, riguardano la sosta attrezzata. Quindi, per esempio, stamattina quando sono arrivato qui insieme a molti altri in bicicletta ho dovuto faticare per trovare un parcheggio per legare la bici. Questo fa parte delle difficoltà di chi si sposta in bicicletta, e così via. Dunque poi il dettaglio degli interventi sarà illustrato in seguito, non mi soffermo. C'è ancora bisogno, e questo è l'altro aspetto importante, di interventi, per questo ci piace
ovviamente è fondamentale la presenza dell'assessore Maran, che ringraziamo, che ringrazio intanto, perché c'è bisogno di interventi. Gli interventi li può fare evidentemente solo l'amministrazione. E dico questo perché paradossalmente anche nel momento in cui, come oggi forse, ma da un po' di anni a questa parte, la bici sta conoscendo una riscoperta e un consenso diffuso molto ampio, occorre sempre più avere chiara la consapevolezza da parte di tutti gli attori che, come dire, agiscono su questi temi, che le buone intenzioni da sole non bastano, non risolvono il problema, che occorrono degli interventi concreti, delle azioni concrete, che occorrono delle scelte, che queste scelte sono scelte inevitabilmente di natura politica, noi con la volontà politica è un tassello fondamentale, scelte politiche perché per esempio riguardano la distribuzione dello spazio nella città. Se oggi noi diciamo che abbiamo 70 auto ogni 100 abitanti, vuol dire che da 2 a 3 volte il numero delle auto circolanti nelle altre città europee, evidentemente noi abbiamo un problema da 2 a 3 volte più grande da gestire, ma non lo possiamo risolvere se non compiendo una scelta, che è scelta politica, di ridurre il numero delle auto per favorire le altre forme di mobilità, dal trasporto pubblico alla pedonalità e alla ciclabilità. Concludo dicendo che questi interventi non sono mai a costo zero. Non lo sono dal punto di vista economico, perché non esistono interventi che non costino, e dunque si tratta di selezionare quali sono gli interventi più opportuni, caso per caso, volta per volta, anche tenendo conto delle disponibilità. Ma non sono al costo zero neppure dal punto di vista politico, nel senso che occorre avere una visione politica chiara, e su questa visione occorre metterci, oltre che, come dire, la faccia, ecco, perché possono anche scontrarsi con abitudini, con comportamenti diffusi che a favore, diciamo, sostengono l'utilità e l'importanza della bici, ma poi nel momento in cui arrivano scelte concrete possono mettersi concretamente di traverso. Ecco, su questo io direi che concludo, e per questo lascio la parola a Marina Verderaini, che è la presidente di ACTL, per il prosieguo. E allora ci alziamo in piedi, diciamo, questo è dunque. Allora, la consegna è quella della Grazie.